Va bene, cominciamo. Buonasera a tutti. Allora, la zona 9, oggi pomeriggio comincia la sua ultima settimana di campagna elettorale insieme a Piero Fassino. Ringraziamo Piero. Questo teatro così importante per questa zona, per questi quartieri di Milano, ci sono Franco Mirabelli, candidato al Senato per il nostro partito, Sara Valmaggi, candidata alla Regione per il nostro, sempre per il nostro partito, Marco Granelli, che fu candidato per il Partito Democratico al Comune, oggi è assessore alla coesione sociale e alla sicurezza, e quindi è testimone dell'importanza, dell'impegno che un popolo, una comunità mette nella propria scelta elettorale e riesce finalmente a cambiare il segno e il colore della legge. La zona 9 è una zona dove tu sei già venuto altre volte, Piero, che tu conosci. Siamo in quartieri popolari di grande tradizione di quartieri industriali che hanno visto ovviamente cambiamenti economici, cambiamenti sociali. Però in questi quartieri c'è una tradizione, un filo preciso che è costituito dalla cooperativa, dalla tradizione della cooperativa edificatrice, che vuol dire tante cose, che vuol dire la casa, che vuol dire la cultura, che vuol dire guardare questa comunità dall'ottica dei più deboli, dell'equità e dell'uguaglianza, della solidarietà. E per questa ragione voglio dare innanzitutto la parola a Giovanni Poletti, che è presidente della cooperativa Abitare. Ma un rapido saluto per dare benvenuto a Fassino, ma ai candidati che abbiamo, Marco, è un piacere, un onore, soprattutto perché Mariangela diceva questa è una zona particolare, è una zona di periferia con una storia a sé. Al di là di questo, io volevo ricordare due cose. La prima è che questa zona, forse la cooperazione, non tanto la cooperativa mi guarda, ma una cultura cooperativa, forse deve qualche cosa, e quindi la gente che qui abita, perché ricordiamoci che fino a qualche anno fa, fino a un annetto fa, su 9 zone di Milano, 8 erano governate dal centro-destra, una dal centro-sinistra, che era questa qua. Oggi sono tutte governate dal centro-sinistra, mi viene un dubbio che qualche cambiamento ci sia stato, e spero foriero di un altro avanzamento da parte delle forze democratiche tra una settimana. Questa è la La seconda cosa, volevo solo dire due parole di Abitare, ma molto semplicemente. Questa sala, questo che oggi è un teatro di cui noi siamo orgogliosi, in questa sala il 24 aprile c'erano i feriti della rivoluzione, chiamiamola così perché qui la intendono così, e i primi feriti qui furono curati dalle donne di Niguarda. In questa sala, da Longo, Berlinguer, Paietta, quelle che vi ricordo che ho visto io, ormai purtroppo non sono fatto io, sono venuti qui, e qui troviamo un pezzo di storia, non solo di una sinistra, ma un pezzo di storia del nostro paese. Questo è Abitare, che è ereditato insieme ad altre cooperative che oggi formano Abitare, quindi Roderno, Acqua, cooperative che dicano il nome dei loro quartieri. Questo radicamento ha portato poi ai risultati elettorali, ma un modello anche di vivere in una periferia piuttosto importante. Chiudo il mio intervento, vi saluto. Ringrazio dicendo due cose innanzitutto. Mirabelli è un socio della nostra cooperativa. Franco l'ho visto arrivare, giovane o ancora giovane, cioè quei capelli neri, ancora anche i capelli, è un vantaggio. E l'ho visto arrivare e devo riconoscere, lo dico in faccia perché è la prima volta che lo dico. Ho visto una crescita di un dirigente in questi tempi piuttosto notevole. Persona che è affidabile, persona che ci sta aiutando moltissimo. Adesso ho avuto qualche trattore in regione, purtroppo con un assessore che è sparito, prendo il via Finangeria 2, e lo devo Mirabelli, lo devo Franco, però si interessa della casa e questo a noi interessa. E quindi sul nostro problema avremo un senatore che avrà un peduncolo da qui fino a Roma, e si interesserà della cooperativa e delle nostre case. E non lo curiamo noi, ma non lo mogliamo. Posso dire
fatemi, perché il mio ruolo ti dovrebbe finire in 4 minuti, quindi sono già più di 2 metri. Sara Vannaggia è nata a 100 metri da qui. Io ho conosciuto la nonna, Vittoria, questo papà che non so più da quanto tempo, purtroppo la mamma, funzionaria del partito, e la conosciamo tutti. Ho visto anche qui Sara, è questa veramente piccolina in sezione, che cioè stavo, a volte dormiva lì. E anche qui una crescita incredibile, io la trovo a Cinisello, Sesto, a interessarsi di tante cose, dall'RSA per gli anziani a tante cose. Ho visto, e ve lo dico con tutto il cuore, e non da campagna elettorale, un sentimento anche di rispetto. È una candidata donna, è una candidata, io credo che riuscirà senz'altro ad essere eletta, sulla quale il partito, la gente, la nostra Lombardia possa credere. Su Marco Iranelli, che posso dire, lo saluto a nome dei nostri soci, perché è dei cittadini che qui non rappresento la cooperativa, per il lavoro che fa. Quindi non ci sono le promesse. Iranelli è un uomo che troviamo dalla mattina alla sera sui problemi della città di Milano. A loro tutti do il saluto più cordiale. Passino gli ho detto due cose in tanti anni che volevo dire, gli ho detto in privato, non credo che non sia venuto anche a me presentarlo. È il sindaco, siamo solo onorati di averlo qui, e quindi un altro dirigente, un altro uomo di governo. Al nostro manifestazione. Grazie Ustico. Grazie Giovanni. Intanto voglio segnalare che ci ha raggiunto, non l'avevo visto prima, per quello non l'avevo citato, Franco Bonprezzi, candidato anche lui alla regione, iscritto al circolo Rigoldi qua a fianco del nostro caro Partito Democratico. Ci sarà poi un intervento anche di Franco. E iniziamo, io direi, ragionando subito sulla regione. Vedi Piero, noi sappiamo che tra una settimana, no, la scadenza è essenziale. Questa è una campagna elettorale molto strana, perché è una campagna elettorale corta, da poco più di un mese, però è anche una campagna, possiamo dire, in realtà molto lunga, perché è una rincorsa che è cominciata da molto tempo e siamo anche tutti ben contenti di andare a votare. In Lombardia si aggiunge il voto regionale, un voto che anche qui non speravamo di avere da tanto tempo, ma la Giunta Formigoni non riusciva a fare. Ecco, devo dire che il modo in cui è caduta la Giunta riempie tutti noi, non di solo disdegno, di vergogna, di orrore civile. Quello che è successo, quello che si legge, è davvero sintomo di una corruzione, di una decadenza che fa parte della classe politica, ma che fa parte anche dei simboli, che davvero non è più concepibile in questa Italia, in nessun paese, ne credo, in questa Italia così sofferente. E allora c'è proprio in noi che votiamo in Lombardia, e dico noi che votiamo in Lombardia, perché tutti noi, molti di noi, non sono nati in Lombardia, e lo dico al sindaco di Torino, che sa molto bene che cosa sia l'integrazione. Molti di noi, probabilmente la maggior parte di noi, non è nata, ma è arrivato da ragazzino, è arrivato da adulto, ha trovato in questa città a Milano, ha trovato in questa regione lavoro, ha trovato accoglienza e si è integrato, sta portando avanti questa regione. Quindi rifiutiamo, no, il nome di Lombardi come altri significato che altri partiti hanno voluto dare, instillando una cultura che non è la nostra. Noi quindi che votiamo in Lombardia sentiamo moltissimo l'importanza e proprio il peso di riuscire a cambiare il segno politico a questa regione, perché qui si tratta non soltanto di cambiare il colore di una maggioranza, ma sentiamo la responsabilità di spezzare un sistema che da 20 anni non rende giustizia alle potenzialità di questa regione. Per quello chiedo a Sara, che ha già fatto una consigliatura come minoranza, e speriamo di vederti in regione come maggioranza, cosa ti aspetti dal prossimo cambiamento? Scusatemi. Intanto grazie e buon pomeriggio, buonasera a tutti e a tutte, grazie al Partito Democratico della Zona 9 che ha organizzato questa occasione di confronto, grazie a Piero Passino che è venuto per noi per sostenere questa difficile ma entusiasmante campagna elettorale.
Mi fa un piacere particolare, perché non nascondo essere qui, perché come ricordava Poletti, qui ho passato la mia infanzia e anch'io ho qualche ricordo rispetto a questa sala. Dicevo prima a Franco, mi hanno fatto vedere adesso una foto della mia mamma, ma io ricordo in questa sala, io molto piccola e molto timida, la politica mi ha fatto vincere anche un po' di timidezza, che portavo i fiori proprio a Luigi Longo, per cui c'è anche diciamo un sentimento di affetto profondo e anche di riconoscimento di un'identità, della nostra identità, di un'identità collettiva che forse accomuna tutta questa parte di Milano. Io oggi abito a Sesto San Giovanni del Nord Milano, cioè quella di essere stata costruita intorno al lavoro, intorno alle fabbriche, e insieme alle fabbriche ha costruito quel senso di solidarietà tra lavoratori e lavoratrici, che è il senso poi anche della storia della nostra regione e della Lombardia, che questi 17 anni di governo ininterrotto formigoniano hanno cercato in tutti i modi di mettere in crisi. Come si diceva prima, noi abbiamo una grande occasione e una grande opportunità. Tutti mi chiedono, girando per i mercati o per incontri e iniziative di questo tenore, allora ce la facciamo. E io a tutti e a tutte dico: ce la possiamo fare se c'è anche il vostro contributo. La capacità comunicativa del centrodestra, sia del PDL sia della Lega, lo sappiamo, lo è stata anche in questi anni, è una capacità comunicativa molto forte, ma noi abbiamo una forza straordinaria, che sono appunto le persone che quotidianamente incontrano altre persone, altri cittadini, e possono dire e possono raccontare quella che è la nostra speranza, la nostra idea di Lombardia. Voi sapete, questa giunta regionale è crollata tramite o a causa degli scandali che hanno interessato tanti settori di governo della regione Lombardia, in particolare un settore importante di cui io mi sono occupata in questi anni, il settore sanitario e il settore sociale. Di questo brevemente vi parlerò, per dirvi qual è la nostra idea per rifondare questo settore. È un settore importante perché su 100 euro che spende Regione Lombardia, 77 sono impegnati bene, lo vedremo, o male, per gli interventi di carattere sanitario e sociale. E allora, se c'è un obiettivo per il futuro, è proprio quello di riorganizzare e rivedere questo sistema, che ad oggi è stato un sistema iniquo. Noi in Regione Lombardia la nostra sanità, i nostri servizi li paghiamo almeno tre volte: una prima volta con la tassazione generale, una seconda volta con l'addizionale IRPEF, che è tra le più alte d'Italia, e una terza volta con i ticket, che sono tra i più alti d'Italia. Il programma di Ambrosoli, del nostro candidato presidente e del Partito Democratico, parla chiaro su questo tema. Noi vogliamo riconsegnare ai cittadini e alle cittadine serenità, tranquillità ed equità, anche serenità ed equità economica, perché questo è fondamentale nel momento di crisi che stiamo attraversando e la sta attraversando anche la nostra regione. Noi diciamo: se con partecipazione alla spesa deve essere, cioè se ticket deve essere, almeno sia commisurato al reddito delle persone. Oggi in Regione Lombardia un esame del sangue costa 104 euro, e se non si è esenti per patologia, oppure se non si ha 65 anni e non si sta sotto un determinato livello di reddito, questi 104 euro, solo un esempio faccio, lo pagano tutti, al di là, tutti in maniera indifferenziata e al di là del proprio livello di reddito. Noi tra le prime cose che faremo saranno quelle di rivedere appunto i ticket secondo la capacità reddituale delle persone. Secondo tema: riavvicinare il nostro sistema sanitario ai cittadini. Voi qui avete un grande ospedale che ha fatto la storia
del sistema sanitario del nostro territorio, della nostra regione, ma anche del nostro paese, l'ospedale di Niguarda. Sicuramente negli anni molto si è investito nella rete ospedaliera, ma poco sulla medicina del territorio, sui poliambulatori, sui servizi che devono essere più vicini ai cittadini. Noi pensiamo di valorizzare il ruolo anche dei medici di medicina generale, dei medici di famiglia, per far sì che non tutte le persone nel momento del bisogno debbano per forza fare riferimento all'ospedale, magari scontando anche dei tempi di attesa lunghi, come tempi di attesa lunghi ci sono per le prestazioni e per gli esami. Terzo tema, la trasparenza. Vi dicevo prima, gli scandali hanno riguardato soprattutto le modalità di gestione del sistema sanitario. Noi dobbiamo ridare un riequilibrio nelle modalità di finanziamento delle strutture pubbliche, che devono essere più rafforzate a partire dal presidio ospedaliero qui vicino a noi, e un maggiore controllo sui fondi che vengono consegnati o alle realtà del privato accreditato, per cui regole certe, chiare ed anche tetti di spesa. Ad oggi le famose, ne avrete sentito parlare, ne avrete letto, le famose funzioni non tariffabili, cioè i contributi speciali che sono stati dati alle realtà sia del pubblico sia del privato accreditato, sono andate in maniera sproporzionata alle due istituzioni che sono oggi nell'occhio del ciclone delle inchieste, di San Raffaele e la Maugeri. Non è un caso, il sistema è stato costruito per questo, non è stato programmato ed è stato costruito per questo. Noi diciamo invece programmazione del sistema secondo quelli che sono i bisogni effettivi di cura e di assistenza delle persone, pensando anche agli interventi di carattere sociale. Noi spesso ci dimentichiamo le cose buone che abbiamo fatto quando eravamo al governo del paese. Quando c'era il governo di centro-sinistra, il governo Prodi, è stata fatta una cosa rivoluzionaria per il nostro paese. È stato istituito a livello nazionale un fondo per la non autosufficienza. Una poca cosa, era un piccolo passo, però un segnale anche alle regioni ed anche alla regione Lombardia, che un fondo per la non autosufficienza non l'ha mai voluto istituire. E noi proponiamo, come abbiamo proposto fin dall'inizio delle precedenti legislature, l'istituzione di un fondo per la non autosufficienza. Certo, bisognerà trovare un equilibrio per garantire il sistema dei servizi e migliorare il sistema dei servizi. Lo potremo fare, io credo, uno, evitando gli sprechi e le ruberie, prima cosa. Secondo, integrando il sistema sanitario con il sistema sociale e creando anche delle grandi economie di spesa. Poi so che una delle più grandi preoccupazioni, me ne accorgo girando appunto per i mercati, è quella del lavoro, della prospettiva di futuro delle persone. In Lombardia ci sono più ore di cassa, ci sono state in questi anni, anche nell'ultimo anno, più ore di cassa integrazione che in tutto il resto delle regioni d'Italia. Anche su questo io penso bisognerà rifondare, riorganizzare i servizi, per esempio, di incontro e domanda offerta di lavoro, che in questi anni sono stati anche in questo caso non programmati, i fondi sono andati spesso agli amici degli amici e non a quelle strutture che magari potevano fare bene e offrire effettivamente opportunità di formazione e lavoro. Regione Lombardia non ha saputo spendere tutte le risorse dei fondi sociali europei che l'Europa avrebbe messo a disposizione. Noi ci sapremo organizzare per spendere bene tutte le risorse che arrivano dall'Europa, perché per la Regione Lombardia è fondamentale non guardare al localismo, ma guardare appunto ad una prospettiva di sviluppo europea. Noi non vendiamo fumo, non raccontiamo barzellette, non raccontiamo bugie come il 75% delle tasse, diciamo cose vere che si possono realizzare, contando appunto sull'idea di partecipazione allargata. Se devo pensare a un futuro per la Regione Lombardia,
Io vorrei che quei palazzi che oggi sono abitati dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale siano dei palazzi trasparenti, accessibili. Oggi è difficile anche entrare nei palazzi, chi ci ha provato lo sa, nei palazzi di Regione Lombardia, accessibili e cui le informazioni siano direttamente conoscibili dai cittadini e le cittadine, così come siano vicini e conosciuti i servizi. Noi stiamo facendo una campagna elettorale complicata, anche per il clima meteorologico, insomma fare una campagna elettorale d'inverno non è semplice, ma io sono fiduciosa che per la Regione Lombardia dopo il 25 di febbraio ci saranno tante primavere. È importante vincere in Lombardia per vincere nel paese. Grazie. Parola Franco Confretti, che sì, certo, mi avvicino io, ha deciso di mettere la sua passione civile, la sua esperienza a servizio della nostra campagna elettorale, perché i candidati fanno insieme al nostro partito una grande corsa perché vogliono portare la voce, i temi del Partito Democratico in mezzo agli elettori. Franco, perché ti sei candidato? Perché dobbiamo vincere. È già un buon motivo, perché non ne possiamo più, perché abbiamo bisogno di un cambiamento forte in questa regione, perché il mondo del sociale, che conosciamo tutti bene, Sara ha raccontato esattamente quello che è successo in Regione Lombardia e quello che invece potremmo fare se tutti insieme fossimo chiamati a governarla questa regione. Sappiamo esattamente quello che vogliamo fare. e girando d'inverno a rotelle, poi anche un po' più complicato ancora, però ne vale la pena, parlando con la gente, parlando con le persone più in difficoltà, con le famiglie, con le persone disabili. Stamattina ero all'assemblea perfino delle associazioni storiche, quelle che sono sempre state molto vicine al palazzo, insomma, che sembravano attratte dal fatto di poter avere qualche beneficio perlomeno dai potenti della regione. Si vede che non ce la fanno più neanche loro, che hanno capito che non ce n'è più, che bisogna partire dai diritti, partire dalle persone, partire dalle leggi che ci sono e fare qualcosa che non è ancora mai stato fatto, e cioè declinare le leggi della regione partendo dalla realtà delle famiglie. Perché è avvenuta una cosa pazzesca, cioè questo bilancio della regione, sai, è per l'80% dedicato alla sanità, che diventa la più grande industria della regione Lombardia. Poi in realtà il palazzo ha sempre parlato di sviluppo, dell'industria, la vetrina d'Europa, l'Expo come grande occasione di sviluppo, tutte balle attorno alle quali è stato costruito soprattutto un meccanismo di costruzione del consenso dietro a poteri forti. Allora, la sanità che cosa è? A chi interessa? A chi costruisce i centri ospedalieri? A chi costruisce le residenze per anziani in posti lontani da dove le famiglie vivono? Non si pensa che è molto più importante e più giusto cercare di far stare bene le persone nel loro territorio? Mi guarda, per esempio, questa zona è un quartiere popolare, vero, dove ancora le storie delle persone, sì, è bello sentirsele raccontare. Le persone interne avrebbero solo bisogno qui di avere degli ottimi servizi, già ce ne sono alcuni, migliorarli, rafforzarli, vivere nelle loro case, vivere assieme ai loro cari, sapendo che nessuno li abbandona. Basterebbe questo, basterebbe più semplicità, meno mattoni e casomai usare l'edilizia per ristrutturare le case, risistemare le case popolari, renderle ancora migliori di quello che sono. Quanti artigiani potrebbero lavorare e non lo fanno? Quante case avrebbero bisogno di un bagno sistemato meglio, di una maniglia che permette a una persona anziana di non scivolare quando va a fare la doccia, e magari un piccolo aiuto, qualche cosa, le cose semplici, tornare all'idea che si può governare insieme alla gente, non contro la gente. Soprattutto! Bravo. Allora io credo che questa campagna ci abbia insegnato tante cose, ci ha insegnato l'umiltà della politica, ritornare anche noi. Le forze di sinistra cos'hanno? In genere noi siamo sempre convinti di aver ragione
E non basta aver ragione, bisogna dimostrarlo agli altri. Bisogna avere il coraggio di confrontarsi con chi la pensa diversamente da noi, oppure non pensa, semplicemente si beve quello che gli viene detto. In questi giorni io vedo, ho fatto oggi un piccolo esperimento, ho provato a dire una piccola cosa, non contro Grillo, ma facendo notare che per esempio sulla disabilità pochi mesi fa aveva detto che voleva togliere tutte le pensioni di validità perché c'erano troppi falsi invalidi. Non l'avessi mai detto, si è scatenato, sì, l'ha detto, lo ha detto, come dice tante altre pazzane. Il fatto è che se appena uno lo tocca si scatena una specie di rivoluzione, di reazione aggressiva. Allora io ho l'impressione che stia passando una mentalità tutt'altro che democratica. Noi dobbiamo stare molto attenti a difendere i nostri valori, che sono quelli della tolleranza, del rispetto, dell'avere fiducia e ascolto nei confronti delle persone, specie di quelle più deboli, di quelle che spesso fanno fatica a parlare, dare voce a chi non c'era. La sinistra è sempre stata questa grande famiglia, questa grande cosa. Il Partito Democratico di oggi, io lo vedo quando parlo Bersani, no? Quante volte, e cerca di argomentare, di essere onesto, di non promettere cose che non si possono mantenere, di lavorare sulle cose semplici, e a volte viene scambiata per arrendevolezza, per non essere abbastanza aggressivi, ma guardate gli altri che bravi, a dire tanzane. Abbiamo il coraggio, in questi giorni, io lo ricordo, col cuore in mano, ognuno di noi quando esce di qua avrà 10 persone da incontrare, vada al bar e non subisca le chiacchiere degli altri, argomenti e difenda le nostre, e andiamo a vincere, perché ce la possiamo fare se ognuno di noi ne convince almeno 3, sapendo che non la pensano o che sono incerti o che hanno... Quando dicono l'altro argomento, e concludo perché poi voglio sentire anch'io che cosa ci racconta Fassino, ma quando sento l'argomento, ma siete tutti uguali, tutti ladri, è pazzesco. Poi mi guardano e dicono, no, certo, lei non è un ladro. Beh, ma lei ha offeso anche me, si rende conto che mi sta dando del ladro. Perché lei dice, ma lei magari non ha rubato fino adesso, ma quando andrà in regione, quando andrà in regione? A 60 anni, quando andrò in regione, cercherò di mettere l'esperienza che ho accumulato, il lavoro che ho fatto da giornalista, il lavoro che ho fatto in 20 anni assieme all'Associazione delle Persone Disabili, mi conosco bene, non posso parare, non posso tradire la gente per la quale mi sono battuto in tutti questi anni. Si va con la nostra faccia pulita in campagna elettorale e ci mettiamo la faccia, voi metteteci il voto e fatecene mettere tanti di voti a questo partito e ad Ambrosoli. Avere Ambrosoli come candidato governatore è una garanzia, almeno avremo finalmente la sicurezza di una persona per bene, onesta, competente, che sta migliorando di giorno in giorno anche sui contenuti della regione, vero? Perché magari è partito anche lui un po' così e adesso è veramente bravo. Avremo un ottimo governatore della Lombardia, ce lo invidieranno, come è successo 2 anni fa con Pisapia. Vi ricordate? Mamma mia, Milano, abbiamo vinto e stiamo governando bene. Granelli ce lo ricorderà bene, quante battaglie in quei mesi per convincere la gente che qua non è che ci sarebbero stati gli accampamenti di non so chi a rovinarci la città. Non è successo niente, viviamo meglio di prima fra tante difficoltà, ma Milano è più bella, più sana, più libera, più ricca di vita di quanto sia mai stata negli ultimi anni. Andiamo a vincere, ragazzi. Grazie Franco. Davvero la sentiamo fortissimo l'importanza del voto lombardo, e quindi non ci dimentichiamo del voto di 21 mesi fa qua a Milano. Marco Granelli è anche lui un cittadino della zona 9, siamo tutti zona 9 stasera. Allora Marco, quasi 2 anni che tu fai parte della giunta e quindi ti occupi dell'amministrazione di questa città. Sappiamo le difficoltà, in questi 2 anni la crisi si è acuita, le amministrazioni sono un po' di più senza soldi, il giorno dopo che la giunta è entrata in carica si è scoperto un buco di bilancio lasciato dalla Moratti di diverse centinaia di milioni, ma con tutto ciò comunque
se ci fosse una regione, voi avete già un'idea, no? Un piano, sapete già qual è la situazione attuale, i progetti di governo della città nel futuro. Siamo anche alla vigilia dell'Expo. Avere una regione dello stesso segno, che tipo di progetto, che tipo di respiro ci potrebbe dare? Cosa possiamo immaginare concretamente davvero per il nostro futuro con una vittoria in regione? È importantissimo, lo dicevi bene, per governare una città, avere una regione con cui avere un rapporto istituzionale, non dico amica, ma una regione seria, una regione con cui avere un rapporto continuativo e avere un rapporto con l'istituzione che per legge detta le regole e mette molte delle risorse che poi utilizzano i comuni. E quindi avere un'istituzione non che pensa ad altro o che è assente su tanti temi per noi è fondamentale, sarà fondamentale, per cui anch'io spero molto e insieme con i colleghi della Giunta, con il sindaco Signor Pisapia, stiamo lavorando in questi giorni proprio perché vinca Ambrosoli e in particolare quello d'altro il PD possa affermare avere i suoi candidati del governo di questa regione. E per molte delle politiche importanti nella città, pensate il tema dei trasporti, noi abbiamo più di 800.000 persone che ogni giorno entrano in città e noi che viviamo in periferia sappiamo bene che cosa vuol dire questo continuo passaggio. E allora queste politiche non le decide solo il Comune di Milano, anche se poi queste persone passano la maggior parte della vita tutti i giorni in città, le decidono altri, e quindi poter insieme costruire le politiche del trasporto regionale. Il fatto che noi abbiamo mantenuto il costo dell'abbonamento del trasporto pubblico, abbiamo aumentato il ciclo biglietto, ma abbiamo tenuto uguale e abbiamo cercato anzi in alcuni casi sugli anziani, sui giovani, abbiamo fatto gli abbonamenti vantaggiosi, e questo vale per chi vive in Milano, ma per tutti quelli che vengono da fuori non vale, perché il costo del sistema di trasporti di chi viene da fuori lo decide la regione, e quindi molte persone continuano a venire in auto con altri mezzi perché il trasporto pubblico non riesce, non è adeguato, e questo per noi, per Milano, crea problemi. E quindi capite come è fondamentale avere una politica che si costruisce insieme con una regione, ma il tema della qualità dell'aria, dove abbiamo fatto l'esperienza di Energia ed altre su questo fronte, ma non le possiamo decidere da soli. E il vivere meglio a Milano, vivere meglio nella qualità dell'aria e dell'ambiente a Milano, funziona se lo decidiamo insieme con la regione, con cui si costruiscono delle strategie e si sa dove si vuole andare e come si va. E questi sono due esempi. La casa, un altro esempio, qui abbiamo molta edilizia popolare in questi quartieri, e voi vedete la differenza tra le case delle cooperative, purtroppo come sono tenute e gestite, e le case dell'ERP gestite da Ale. Pensate che noi su questo anche stamattina abbiamo un altro quartiere, Lorenzo Giambellino, confiando a parlare di queste cose. Noi a Milano ci sono 70.000 appartamenti di case popolari, di patrimonio pubblico, di cui più della metà sono di proprietà dell'area. Bene, il Comune di Milano con area non conta nulla, perché determina la prossima amministrazione solo una persona, tutti gli altri sono determinati dalla regione. E quindi noi abbiamo più di 40.000 alloggi a Milano dove vivono i nostri cittadini, e noi non possiamo decidere nulla su quello, e anzi abbiamo sperimentato in questo anno come chi governava Valle lo governava in qualche caso contro di noi, poi abbiamo visto da chi era diretta, qual era l'assessore che governava Valle e per chi lavorava probabilmente per l'assessore. E quindi da questo punto di vista è fondamentale cambiare, avere una regione con cui costruire le politiche di quelle delle case dove vivono tantissime persone dei nostri quartieri, e poi
la qualità di quelle case non conta solo per chi ci vive dentro, ma anche per chi ci vive vicino, a fianco e per chi per molti dei quartieri della nostra città. Ma questi sono degli esempi ordinari. E in più noi abbiamo un altro motivo importante, noi avremo nel 2015 Expo, che è un'opportunità grande per lo sviluppo, se siamo nella crisi, che si diceva, per riuscire a produrre, ad avere lavoro, ad avere opportunità, dobbiamo sfruttare al massimo tutte le occasioni. Expo può essere un'occasione da questo punto di vista. Oggi però uno dei due commissari straordinari che gestisce Expo gestisce soprattutto le infrastrutture Formigoni, e su questo noi abbiamo infrastrutture fondamentali che serviranno per Expo, il rapporto tra la città e la regione con Expo, su cui noi non abbiamo voce in capitolo e che sono gestite completamente al di fuori e senza una collaborazione, anzi in molti casi l'abbiamo visto ancora recentemente in contrapposizione. Il candidato presidente del centrodestra ha dichiarato l'altro giorno che per riuscire a fare bene Expo bisogna controllare i cantieri, perché è chiaro che se nei cantieri dove soprattutto adesso si sta facendo il movimento terra, e sapete il movimento terra purtroppo da chi è controllato in molti territori, anche da qui dalla 'Ndrangheta, che usa i cantieri per portare la terra sporca e non bonificarla e guadagnare i soldi e sporcare il territorio. Il rischio più grande, oltre che sporcare il nostro territorio, è quello di bloccare tutti i lavori, perché se poi succede che c'è il terreno inquinato si blocca tutto, vuol dire fare una figura internazionale incredibile, sappiamo quanto vale la credibilità internazionale poi per lo sviluppo delle forze di lavoro, per la comunità. Ebbene, noi il controllo dei cantieri lo stiamo facendo insieme ai comuni di Ropero, Baranzate, mettendoci 100 uomini e donne della polizia locale, dei nostri vigili, a controllare giorno e notte, perché poi queste cose succedono di notte e nei giorni festivi. Io stesso ho fatto un soccorso con la chiesa recentemente, un sabato notte, un sabato sera e notte, perché poi bisogna fare in quei momenti. Ecco, e dopo che noi abbiamo fatto questo, che abbiamo fatto un accordo di questo tipo insieme con il comune, mettendo quello che aveva il candidato presidente, la regione che ha governato fino adesso, ha detto che bisogna pensare una strategia per controllare i cantieri. Capite che cosa vuol dire questo? Quindi l'importanza anche straordinaria che noi abbiamo di poter avere invece una sinergia con la regione, col governo regionale, per poter far vivere bene Milano e tutta la regione, avere una grossa sinergia. Per cui io spero veramente, e dobbiamo tutti metterci in questa settimana, sono i giorni decisivi, sappiamo che quella fetta di indecisi che deciderà il voto decide che cosa, dove mettere la croce, su quale simbolo mettere in questi giorni, e quindi dobbiamo insieme mettere il tempo, adesso le altre cose devono contare di meno, dobbiamo mettere decisi su questo, e poi faccio anche da voi i candidati che sono qui, perché so e stimo Sara, quando comunque sono persone molto competenti, avremo bisogno di persone competenti. Io l'ho visto facendo per la prima volta l'assessore come bisogna avere competenze, perché poi ci sono i dirigenti, i funzionari eccetera, ma fare l'assessore vuol dire poi che c'è molta competenza, e quindi abbiamo bisogno di persone con esperienza come loro, che ci sapranno fare al massimo. Grazie. Il 24 e il 25 finalmente andremo a votare per le elezioni politiche. In questo ultimo anno il Partito Democratico si è fatto carico davvero di una grande responsabilità, ma anche di una grande fatica, no? Fiero, non penso che si possa dire. Abbiamo garantito la stabilità che poteva essere garantita data la situazione politica del Paese. Abbiamo fatto il possibile. Andiamo al voto con un paio di mesi di anticipo, la scadenza è importantissima. È importantissima, il Paese deve ripartire, noi abbiamo un progetto per questo Paese. Per poter affermare questo progetto, che deve dare anche speranza, non deve dare sogni, però deve dare anche speranza, abbiamo bisogno di una stabilità politica precisa. Questa stabilità si gioca in tutte e due le Camere, si gioca soprattutto al Senato. La partita del Senato è fondamentale.
Quindi Franco, tu che sei candidato in Lombardia al Senato, hai una responsabilità. Sì. Sì, diciamo che abbiamo una responsabilità tutti insieme. Andiamo tutti insieme. Io intanto assicuro, siamo già messi d'accordo col circolo, una volta al mese torno, facciamo degli incontri, vediamo se è possibile aprire un ufficio in zona, ci sarò, continuerò ad esserci, anche perché senza il rapporto con i territori per me la politica è una cosa che perde un po' di valore. Io penso che noi abbiamo davanti una settimana fondamentale, l'hanno detto in tanti, siamo stanchi, tanti di voi sono stanchi, abbiamo cominciato questa campagna elettorale a ottobre, abbiamo fatto 4 primarie, abbiamo fatto pochi giorni a Natale, poi abbiamo cominciato a ritornare nei mercati, a ritornare. Però questo è il lavoro che dobbiamo rifare la prossima settimana, dobbiamo rifare uno sforzo nei prossimi 5-6 giorni, perché bisogna convincere chi convinto non è, bisogna andare a guardare, come dice sempre il nostro segretario, a guardare la gente negli occhi e dargli dei messaggi chiari, che sono i messaggi che sono nella nostra propaganda elettorale. Primo, noi vogliamo dire la verità al paese, non siamo quelli che raccontano che dal 26 la crisi è finita, ci sono soldi da restituire, posti di lavoro da regalare e siamo diventati ricchi. Non è così. Questo è un paese che è ancora in difficoltà, ci vorrà tempo per affrontare tutti i problemi che ha davanti. Noi sappiamo i problemi concreti, al di là delle statistiche, noi sappiamo quante famiglie sono in difficoltà, quante persone hanno visto peggiorare le loro condizioni di vita, quanti giovani e quante famiglie sono preoccupate per il futuro della propria azienda, del proprio figlio. Noi queste cose le sappiamo e sappiamo che a queste cose non vanno, che le persone che vivono queste cose non vanno illuse, che è moralmente indecoroso illudere queste persone, che è moralmente vergognoso spiegare a queste persone che dal giorno dopo le elezioni gli si regala chissà che cosa. Noi sappiamo che dobbiamo dire la verità, noi lavoreremo pensando soprattutto a loro, ma non sarà un processo di breve periodo. Secondo, noi lavoriamo per un'Italia giusta. Noi non lavoriamo per abbassare le tasse a tutti, perché oggi il problema di questo paese è fare in modo, intanto, che le persone che sono più in difficoltà vengano aiutate. E allora se dobbiamo abbassare le tasse, le abbassiamo a chi paga fino a 500 euro di IMU, perché sono le persone più in difficoltà, le abbasseremo ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, per lasciare un po' più di soldi in tasca e aumentare il potere d'acquisto, perché non sono tutti quelli che hanno bisogno di più. Oggi ci bisogna scegliere delle priorità e la priorità è aiutare le persone che più sono in difficoltà. Allora la leva fiscale va usata così, va usata per esempio per dare qualcosa in più alle aziende per farle ripartire, per esempio togliere l'IMU sui beni strumentali delle aziende, quelli che servono per produrre, è un altro modo. Tante piccole cose che dobbiamo mettere in campo per affrontare anche la terza questione. Prima di tutto il lavoro, e allora un piano che rilanci lo sviluppo. Bersani l'ha già detto, 4 miliardi per far ripartire il lavoro a partire dalle opere pubbliche, mettiamo a posto le scuole per far vivere in sicurezza gli studenti, ma anche per dare lavoro e efficientare dal punto di vista energetico le cose. Insomma, noi siamo questa cosa qua, vogliamo un'Italia più giusta, mettiamo al primo posto il lavoro e guardiamo la gente negli occhi e vogliamo dire la verità e siamo più credibili. Guardate, io penso che noi dobbiamo, Bersani ha detto sbraniamoli, io credo che noi dobbiamo rispondere senza abbassare la testa anche nei prossimi 5 giorni a un argomento insopportabile, che è quello che siamo tutti uguali. Non siamo tutti
Guardate, non siamo tutti uguali, perché noi siamo un partito, l'unico partito, che ha dimostrato in questi anni di avere, di mettere al primo posto l'interesse del paese e non il nostro. Noi guardiamo all'interesse pubblico, non all'interesse di parte. Non siamo in politica per farci gli affari nostri, ma per fare il bene del paese. Per questo abbiamo deciso, dopo la caduta di Berlusconi, perché sapevamo che questo avrebbe messo a rischio il paese di non andare alle elezioni che avremmo vinto, ma di fare un'altra scelta. E abbiamo dimostrato che noi mettiamo al primo posto il paese. Secondo, che noi pensiamo che i partiti, e noi vogliamo essere, siano strumenti di partecipazione, non altro, siano strumenti nelle mani dei cittadini. Abbiamo fatto le primarie per far scegliere il leader, per far scegliere i candidati al Parlamento, perché pensiamo questo, che i partiti, e l'abbiamo praticato, i partiti devono essere uno strumento delle mani dei cittadini. E chiudo dicendo, e guardate, noi non siamo uguali per un'altra ragione, perché io trovo insopportabile che oggi ci stia cercando di spiegare, usando un argomento o un altro, che chi ha rubato in Lombardia è uguale a chi l'ha combattuto, che chi ha voluto la commissione d'inchiesta su San Raffaele e ha scoperto alcuni dei meccanismi per favorire San Raffaele e la Maugeri che oggi la magistratura mette in campo, non è uguale a quelli che hanno favorito il San Raffaele e la Maugeri. Chi ha combattuto il malaffare non è uguale a chi l'ha fatto. E aggiungo, perché sennò c'è sempre un convitato di pietra che si tira fuori, non è uguale il caro Maroni a noi, perché mentre noi combattevamo spiegando che quell'amministrazione di Formigoni aveva messo in campo un sistema di potere che non affrontava i problemi della gente, che non metteva al primo posto l'interesse pubblico ma faceva solo gli interessi di alcuni, c'era qualcuno che spiegava che le cose non andavano bene perché era colpa degli immigrati, perché era colpa di qualcun altro, perché c'era sempre un capro espiatorio a cui dare la colpa. E intanto il loro presidente, che loro sostenevano, continuava a fare gli interessi della Maugeri. Si faceva da una parte, si dava la colpa ai più deboli, magari si scatenava la guerra, e intanto si sosteneva una giunta che faceva le cose che abbiamo visto adesso. Non siamo buoni. Non siamo uguali e lo dobbiamo rivendicare con grande forza. Ci sono le prove, cioè abbiamo fatto una battaglia. Formigoni non è andato a casa solo per merito della magistratura, è andato a casa perché noi per tre anni, abbiamo fatto una battaglia seria all'opposizione, abbiamo denunciato gli scandali crescenti, abbiamo continuato a dire che non si poteva tollerare una situazione in cui la credibilità di un'istituzione veniva buttata nel fango da inchieste, sospetti che definivano un sistema di malaffare in cui Sara lo sa, non è che è stato bello stabilire, non è stato bello negli ultimi due anni stare in Regione Lombardia, dire di essere il consigliere regionale della Lombardia quando si sapeva che quell'istituzione era macchiata, buttata nel... era stata sporcata e veniva sporcata quotidianamente da chi non si rendeva neanche conto di avere una responsabilità, ma pensava solo ai propri interessi, perché se no al secondo scandalo uno avrebbe detto per tutelare l'istituzione, come esiste in qualunque altra parte del mondo, si sarebbe tirato indietro. E invece no, sono ancora lì. E oggi chi si candida dice, e ha detto fino all'altro giorno, che si candida in continuità con tutto questo. Adesso basta. Adesso bisogna cambiare, bisogna chiedere a tutti di dare un voto per cambiare, e l'unico voto per cambiare in Lombardia è quello a Umberto Ambrosoli e a PD. E l'unico voto per cambiare nel paese è dare i numeri, il Parlamento, alla Camera, al Senato, al PD e alla sua coalizione, perché Bersani possa governare questo paese e possa cominciare a invertire la china e ridare a chi ha meno e fare una, lo dico così, in questo luogo abbiamo ricordato Logan, una grandissima operazione di redistribuzione del reddito in cui
si chiude una fase a cui ci ha portato Berlusconi, in cui il 10% dei cittadini italiani detengono il 50% delle risorse. Piero Fassino, abbiamo parlato della regione, scusa Piero, abbiamo parlato della regione, abbiamo parlato dell'Italia, volevo parlare un istante solo di noi, del Partito Democratico. Il Partito Democratico è nato alcuni anni fa, non ha cambiato il punto di vista, il modo di guardare il mondo e le relazioni tra le persone. Continua a guardare il mondo dallo stesso punto di vista, che è il punto di vista della solidarietà, della giustizia, dell'uguaglianza. Però il nuovo millennio ha fatto capire che dovevamo darci una modalità diversa di rappresentarci. Il Partito Democratico è nato per quello. Vincere a queste elezioni politiche, vincere alle regionali, ma vincere le politiche vuol dire portare a compimento finalmente quel progetto, dare un compimento definitivo. La politica la facciamo tutti insieme, come popolo, ma dobbiamo anche riconoscere le individualità. Se il Partito Democratico è nato, lo deve anche all'intelligenza e alla generosità politica e personale di Piero Fassino. E noi questo non possiamo dire. Perché le testimonianze personali colpiscono il cuore e convincono le menti molto più di tante parole che non hanno questa stessa concretezza. Grazie Piero. Allora, ma io parto da questo, dalla considerazione che faceva Compresso, grazie di essere venuto a parlare. E cioè, noi siamo una settimana dal voto, di un voto così importante come è stato qui spiegato bene, sia sul piano regionale che sul piano nazionale, che si svolge in un clima molto difficile. Tanto c'è una crisi economica. Una crisi economica che ha reso più difficile la vita di tante famiglie, di tante persone. Il lavoro per tanti è meno sicuro di quanto fosse una volta. Il reddito con cui si vive in molte famiglie è diminuito. Il futuro dei figli appare più incerto. E beh, tutto questo pesa poi su come uno decide di votare, sull'atteggiamento che ha, sull'orientamento che esprime, no? Perché quando uno si sente insicuro, guarda la propria vita con maggiore preoccupazione, con maggiore paura, beh, è evidente che scattano nel cervello tante cose. E per esempio può scattare appunto l'idea che bisogna dare un voto contro tutto e contro tutti. Il successo che è, almeno stando ai sondaggi, quelli che avremo i voti, ha un fenomeno come Grillo, beh, è molto, no? L'espressione di questo. Grillo non è la malattia, credo la febbre. La febbre, la malattia è uno stato di disagio che c'è nell'opinione pubblica, un malessere, un sentimento di diffidenza verso la politica, di ostilità verso i partiti, no? Che in una fase di crisi è più acuto, evidentemente, no? Quindi, intanto è un voto difficile perché appunto si svolge in un clima in cui la società è meno sicura di sé. E molte persone sono meno sicure di sé. Secondo, si svolge in un clima politico che è segnato, ancora le cronache dei giornali di questi giorni, di molti scandali, no? A parte tutta la vicenda lombarda che ovviamente conoscete benissimo, ma tutta la vicenda Finmeccanica, tutta la vicenda Montepaschi, la vicenda Saipem, che è un'altra grande azienda dello Stato, eccetera. Che cosa trasmette tutto questo all'opinione pubblica? Beh, trasmette un'immagine della politica che è ancora di più, come dire, lontana, no? Ancora di più, diventa respingente, cresce ancora di più la quantità di cittadini che di fronte a tutta questa rappresentazione della politica dice vabbè, ma io me ne sto ben a votare. E o non vado a votare, o se voto, voto contro tutto questo. E allora ancora una volta, chi si propone contro tutto e tutti, come Grillo o qualcun altro, può raccogliere, no? Facilmente, perché? Perché c'è un sentimento di disagio. Però proprio per questo noi dobbiamo sapere che il voto non va buttato via, il voto non va sprecato.
Il voto serve a cambiare le cose. E Dio solo sa se in Italia e in Lombardia abbiamo bisogno di un voto che invece cambi le cose. Quindi non un voto per togliersi una soddisfazione, non un voto per fare uno sberleffo a qualcuno, non un voto per mandare a quel paese tutti. Perché questo voto qui non incide. Guardate, Grillo urla molto, no? Lo vediamo in televisione sulle piazze. Beh, l'urlo è la rappresentazione di... Grillo urla. Ma l'urlo, che cosa fa l'urlo? L'urlo per qualche secondo lacera l'aria. Poi nel giro di qualche secondo l'urlo si spegne e l'aria ritorna esattamente immobile come era prima. Allora non serve questo, quello che serve è un voto che sia capace invece di cambiare le cose e creare le condizioni perché l'Italia e la Lombardia sia governata da una classe dirigente nuova, diversa, da chi ha le idee e le proposte per affrontare i problemi del paese, da chi è in grado di essere credibile agli occhi dei cittadini sul piano della sua dignità, della sua onestà, della sua correttezza. Serve un voto di questa natura qui, che apra proprio una fase del tutto, no, una stagione. E l'unico voto che può rappresentare questa diciamo, novità, questa rottura, è il voto del Partito Democratico. Perché le altre forze politiche o non sono per nulla credibile, non è credibile Berlusconi, parliamoci chiaro, ma c'è qualcuno che crede che Berlusconi torna e il giorno dopo si presenta lì com'è allo sportello e ci restituisce i soldi? No, capisce chiunque che quella cosa lì è una cosa propagandistica, no? Che non esiste, cioè nel giro di qualche giorno lui ha abolito l'IMU, ha abolito l'IRES è le tasse sull'impresa, bisogna ridurre l'IVA, togli ovviamente il bollo alla patente, benissimo, per carità, va tutto bene, purché si sappia quello che lui non dice, che se tu abolisci tutto questo, beh, allora forse bisognerà spiegare con gli italiani come si fa a tenere in piedi un sistema sanitario gratuito per tutti, come si fa a tenere in piedi una scuola gratuita per tutti i nostri figli, come si fa a tenere in piedi un'università in cui le tasse siano più basse che non in Inghilterra piuttosto che in Germania, perché non è che, come dire, la moltiplicazione dei pani e dei pesci è riuscito a fare una storia uno solo e lo poteva fare perché andava da su. Il condono ipocrita. No, chiaro, cioè nel senso che i miracoli Berlusconi non è in grado di farli. Allora lui questa seconda parte non la racconta agli italiani, cioè non gli dice che i soldi delle tasse, poi altra cosa che le tasse bisogna farle pagare bene è giusto, questo è vero, ma i soldi delle tasse cosa servono? I soldi che noi paghiamo servono a garantire appunto che poi ci sia un sistema sanitario che quando hai bisogno anche in ospedale di cura, che hai dei figli li mandi a scuola e quelli sono istruiti, che c'è un paese che offre ai propri cittadini una serie di servizi, quei servizi non li paga mica un altro, li paghiamo noi con le tasse. Se tu i soldi delle tasse li abolisci, cioè dice l'Italia non vi chiedo niente, non vi chiedo niente, ma non sarò in grado di darvi niente, bisogna dirlo agli italiani, se no li prendi per i fondelli, no? Fai credere che non gli chiedi niente ma gli darai tutto quello che aveva prima. No, quello che aveva prima non c'era perché era pagato in quel modo là. Allora, Berlusconi certamente non è credibile, non è credibile nel proporsi come uno in grado di governare questo paese. Tra l'altro Berlusconi va in televisione e dice bisogna fare questo. Esatto. E quando c'è qualche giornalista dice scusa perché non l'ha fatto prima? E lui risponde l'altra stupidaggine, non è vero, siamo presidente del Consiglio, fermo, fatemi dire, no, presidente del Consiglio non conta niente. A parte che non è vero, ma io sono stupito che il giornalista si fermi sempre lì. Perché a quel punto gli devi fare un'altra domanda, ma se non conta niente, allora come farà domani a fare le cose che dicevo per fare? No? Cioè quindi in realtà Berlusconi non è credibile, e d'altra parte, adesso a parte quello che dice o non dice, Berlusconi ha governato questo paese, negli ultimi 16 anni, dal 94 all'ultimo 19 anni, dal 94 ad oggi, Berlusconi su 19 anni ne ha governati quasi 10. Non è che era da un'altra parte. E l'abbiamo visto. E se il paese è andato a un certo punto a fondo, perché ha governato lui. Guardate, c'è un aspetto che colpisce. In quattro mesi, vanno al voto anticipato tre grandi regioni,
prima la Sicilia e adesso il Lazio e la Lombardia, che erano le roccaforti della destra, che erano i loro osservatori elettorali, che erano le regioni dove governavano, dove erano loro forze. E il fatto che in tutte e tre le realtà principali della loro forza siano andate a rotoli è qualcosa che è significativo, vuol dire che la destra non è che c'ha qualcuno che magari fa quello che non deve fare, no, non ha una classe dirigente per il paese, non è stata in grado di governare l'Italia e nelle tre profonde, le tre regioni lì fanno 40% della popolazione italiana, Lombardia, Sicilia e Lazio sono le tre regioni più popolose di questo paese, sono quasi la metà della popolazione. Bene, e in queste tre regioni così importanti ha fatto fallimento, cioè la destra non è credibile, non è affidabile, non può raccontare quello che vuole, sono cose che non accadranno perché non ha né lui né la sua classe di gente la capacità per farlo. Quindi loro non sono credibili. La Lega, a parte che la Lega adesso fa finta di non conoscere Berlusconi, ma ha votato in Parlamento tutto quello che Berlusconi ha sempre fatto, ha fatto parte di tutti i governi di Berlusconi, ha tenuto il sacco e non solo il sacco, a tutte le ruberie di questa destra e qualche volta ci ha messo anche la mano, o no? Allora, dov'è la credibilità di Marò? A parte il fatto che anche questa idea, il nord, io sono nord del nord, certo, il nord è importante, ma il nord è importante se non si chiude in un recinto troppo piccolo, perché guardate che nel mondo di oggi, che è un mondo grande, chi si fa più piccolo è solo più piccolo, eh? E non è vero che se mi faccio più piccolo, se mi metto sotto il tavolo non mi vedo, non mi rendo meglio, no, sotto il tavolo non ti vedo perché il mondo va avanti senza di te. Quindi questa idea che mi rinchiudo nel nord è priva di senso. Il nord è la parte fondamentale del paese perché è la parte forte del paese, ma il suo ruolo, il nord, lo esercita se è la parte fondamentale che guida un intero paese, che tira un intero paese. È sempre stato così. Torino, Milano, il nord hanno giocato un ruolo fondamentale quando hanno giocato un ruolo nazionale, quando sono stati il punto alto dello sviluppo dell'intero paese, non quando hanno chiuso. Oltre al fatto che guardate che la stragrande maggioranza delle cose che si producono in Lombardia, a parte dall'estero, quello che rimane in Italia viene consumato dagli italiani, e una quota significativa viene consumato da quel sud che Maroni non se ne vuole sentire parlare, quello che si produce in Val d'Rebana lo comprano anche là, bisognerà rendersene conto, Allora anche questo è un altro punto che deve essere chiaro. La Lega non ha una proposta, la Lega ha cavalcato paure, sempre la paura del sud, la paura degli immigrati, la paura della Cina, la paura di questo, la paura di quello, la paura dell'Europa, la paura, le paure, c'è sempre qualcuno vicino che è un possibile nemico, poi magari ci si sbaglia, no? Per cui a Lecco viene ammazzato un benzinaio di notte, si cerca per tre giorni l'albanese e si scopre che era un giovane padano. Dato lì. Quindi, diciamo, Berlusconi non è certo oggi una proposta. La Lega non rappresenta una proposta perché ha condiviso con la Lega con Berlusconi tutto. Non può tirarsi fuori, non può dire adesso non lo conosco. Ha votato tutto, sempre, condividendo ogni politica, anche quelle politiche che hanno danneggiato il nord. Ogni uberia. E poi, quando adesso si presentano, propongono una ricetta, che è una ricetta che farà del male al nord. Perché il nord, la sua forza, ce l'ha se si apre al mondo, non se si chiude. Chiaro? Le altre formazioni politiche che chiedono un modo di governare l'Italia, Grillo non è una proposta per governare, non ci crede nemmeno lui, no? Non adesso ci arrivo, ma Grillo, cos'è Grillo? Grillo è un movimento di protesta, un movimento anarchico, contro, no? Tutte le sue parole sono contro, lui non chiede un voto per qualche cosa, chiede un voto contro quello che c'è, ma senza dire minimamente che cosa dovrebbe venire dopo, perché lui non lo sa, non si propone neanche, ma c'è qualcuno dei tantissimi che lo votano, che lo voteranno, c'è qualcuno che crede che Grillo possa fare il Presidente del Consiglio? No,
Quelli che lo votano perché pensano che bisogna dare un voto di protesta, ma non perché pensano che lui sarà in grado di guidare il paese. No, quindi anche lì rischi di buttare via un voto. E chi gloria, beh, a parte che è un piccolo movimento, non è che guiderà il paese un movimento che prenderà il 3-4%, ma anche lì è un radicalismo che dove va? Cioè se io guardo la geografia, il panorama politico, quelli che chiedono un voto agli italiani, beh, ma c'è una sola forza che ha una classe dirigente, un radicamento diffuso nel paese, che ha un'esperienza di governo non solo per governare l'Italia, ma perché governa la maggioranza dei comuni e tutte le grandi città italiane. Che non è un partito personale. Che non è un partito personale ed è un partito che è l'unico in Italia che non ha nel simbolo il nome di una persona, ma si chiede il voto in nome di un programma e di valori. No? E questo è il punto, cioè se vogliamo davvero cambiare le cose, beh, bisogna chiedere un voto utile. Guardate, i voti hanno tutti la stessa dignità, perché l'opinione di un elettore va rispettata sempre. Io chiedo rispetto del mio voto al PD e rispetto chi vota al PDL. Ma il fatto che i voti abbiano tutti la stessa dignità non significa che hanno tutti la stessa utilità, cioè che producono lo stesso risultato. Un voto a Grillo è degno come il mio, ma è inutile, nel senso che non produce un risultato. Produce un atto di protesta, uno sberleffo, un'alzata di spalle, scusatemi la brutalità, un vaffanculo, visto che la parola è quella lui, ma non si cambia il paese con un vaffanculo, cioè, no? È chiaro, no? Il voto a Berlusconi è un voto che non ha utilità, perché ripropone chi il paese lo ha portato allo sfascio, in rovina. Quindi il voto a uno come Ingroia, che ha anche le sue buone ragioni, è il voto di un piccolo partito che è radicale, che non incide nella situazione, anzi spaventa perfino qualcuno. E quindi, allora, il voto deve essere utile se vogliamo cambiare le cose. E il voto utile è il voto appunto di una forza che è affidabile, credibile, che è riconosciuta internazionalmente. La settimana scorsa, l'avete scritto sui giornali, noi abbiamo portato a Torino 11 leader di partiti socialisti e socialdemocratici europei a dire: noi sosteniamo il PD, Bersani, siamo qui per questo, che è come dire, solo noi siamo qui, ma voi siete lì. No, nel senso che in Europa il PD si sa che cos'è, si sa dov'è. Beh, provate a chiedervi, ma gli altri partiti italiani che collegamento hanno in Europa? Berlusconi in Europa non lo vuole più vedere nessuno. Ieri abbiamo letto sul giornale una cosa significativa, no? Il ministro delle finanze tedesco, che è un conservatore come ce ne sono pochi, che è un bavarese, che è la parte più conservatrice della Germania, che è un esponente del Partito Popolare, a cui il Partito Popolare dice, ha detto: per carità, non votate. No? Ha scritto su tutti i giornali. Quindi Berlusconi in Europa non ha rapporto. Grillo in Europa esiste un fenomeno analogo, e anzi tutti lo guardano come un marziano che viene dalla Luna. Monti, lui sì, come persona è certamente un uomo in Europa accreditato, ma il suo movimento, che legami e che collegamenti ha? Neanche. Allora guardate, io sto dicendo, lei dice: ma questo sai cosa interessa gli operai? Non interessa, perché guardate che un paese conta in quanto chi lo rappresenta, quando va nelle sedi internazionali, sia riconosciuto, sia rispettato, sia ascoltato, abbia dei collegamenti, abbia dei legami. Bersani, se ci va, si sa chi è, dove sta e cosa rappresenta. Tutti gli altri, boh. E questo non è una piccola cosa, perché il rapporto tra l'Italia e l'Europa è un rapporto decisivo. Berlusconi va, no, fa tutta la campagna contro l'euro, contro l'Europa, contro la Germania, facendo a Linky credere: ah, come staremmo meglio se fossimo soli, no? Se sei solo, sei solo solo. E siccome vivi in un mondo in cui c'è la Cina, 1.300.000.000 di persone, e la crescita della sua economia di 10 punti all'anno, c'è l'India, 1.000.000.000 di persone, c'è il Brasile, 280.000.000 di persone, e via di questo passo, non c'è nessun paese europeo, neanche la Germania, che può farcela da sola. O i paesi europei si mettono insieme e hanno una strategia comune e mettono insieme
il loro potenziale produttivo, tecnologico, sociale, culturale. Allora sono un grande soggetto di più di 500.000 persone, con un'economia forte, con un patrimonio tecnologico forte, e allora stanno al passo col mondo. O se no, se pensa di farcela da solo, la Francia piuttosto che la Germania, piuttosto che l'Italia, la Spagna, nessuno ce la fa. Cioè, quindi quando Berlusconi dice come sarebbe, no, tutte le volte che parla dell'Europa ne parla solo come di un peso, no? Tasse ce lo dice l'Europa, deficit ce lo dice l'Europa. L'Europa è come quando sei bambino, ti dicono che dietro la porta nel buio c'è il babau, no? E lui, l'Europa è quella roba lì, è lo spauracchio, no? È la frusta, è il peso, è il vincolo, è la suocera insopportabile. No? O come sarebbe meglio se non ci fosse l'Europa? No, se ci fosse l'Europa saremmo dei poverini. Pure. E meno male che stiamo là. Ma per stare là devi avere una classe dirigente che là ci possa stare, che là sia riconosciuta, che là... Quello Schäuble lì, quel ministro bavarese, che ha detto, essendo un popolare, non votate Berlusconi, ha anche detto, io non sono della parte di Bersani, però Bersani è una persona per bene. No? Cioè non mi spaventa se arriva Bersani, mi spaventa se arriva Berlusconi, cosa è chiaro? Allora, questo è un altro segno, no? Così come, qual è il tema economico fondamentale poi che noi abbiamo oggi davanti? Il tema economico fondamentale è quello di rimettere in moto l'economia del paese che da troppi anni perde, no? Abbiamo detto, dobbiamo fare i conti con la Cina che cresce l'economia di 10 punti all'anno. Beh, l'Italia da molti anni non cresce di più di mezzo punto all'anno. E se tu hai una Cina che cresce a 10 e tu cresci di mezzo, stai presto a capire come finisce una storia così, no? Sai come finisce? Allora tu devi rimettere in moto la crescita di questo paese, devi rimettere in moto gli investimenti, devi rimettere in moto produzione, e investimenti in produzione è l'unico modo per tornare a creare lavoro, che è il grande tema soprattutto per i giovani. E beh, serve di te. Allora che cosa serve? Serve un governo che abbia la forza e anche il respiro per farlo. Vedete, Monti, governo Monti, un anno fa, è nato come un governo di emergenza, no? È nato perché Berlusconi stava portandoci al disastro. Vi ricordate, stavamo per fare la fine della Spagna o della Grecia, eh? Eravamo là, il famoso spread che era, no? La differenza tra i tassi di titoli tedeschi, che sono un metodo di misura, era 400 punti, 500 punti, una roba che non finiva mai. Eravamo sull'orlo di conoscere il collasso che stava conoscendo la Spagna, che ha conosciuto la Spagna, che paga duramente. E quindi per evitare il collasso è nato il governo Monti, che è nato in un momento di emergenza, evitare il precipizio, con un programma di emergenza, rimettere in sesto la barca prima che facesse naufragio, con una maggioranza di emergenza, perché in Parlamento in partenza era soprattutto sia da noi che dalla destra, no? Quindi una situazione di emergenza che ha prodotto dei risultati, due poi. Uno, abbiamo evitato appunto che la barca naufragasse, chiedendo molti sacrifici agli italiani, però abbiamo evitato il disastro. Secondo, Monti ha, evitando un disastro, restituito all'Italia una credibilità internazionale che prima avevamo del tutto perso. No? Questi sono i due risultati raggiunti, grazie a Monti e grazie a noi. Perché senza il nostro sostegno, quella roba lì, Monti non faceva da solo. C'è una cosa anche questa che diciamo poco in campagna elettorale. Il governo Monti è nato, come ho detto, di emergenza, e quindi è nato per salvare la situazione. E quindi all'inizio ha preso il voto in Parlamento sia del centro-sinistra che del centro-destra. All'inizio, primo voto di fiducia, Monti è stato votato da 575 parlamentari su 630, salvo la Lega, tutti la Lega. Va bene? E l'Italia dei Valori. Voi andate a vedere dal mese di giugno del 2011 fino ad oggi come i numeri si sono costantemente ridotti, e da settembre in poi non c'è un solo provvedimento che sia stato approvato con più di 370 voti. Sono mancati 200, dove sono finiti? Vai a vedere, perché sono pubbliche le votazioni, sai chi ha votato, i parlamentari.
tutta la destra se n'era già andata da mesi. Da settembre la destra non c'era già più. Se Monti è riuscito a fare, a ottenere quei due risultati, è perché il PD ci ha messo la faccia, anche rischiando, no? Perché il governo ha preso dei provvedimenti anche impopolari, no? Perché la reintroduzione dell'IMU è, no, è stato ovviamente sulle tasche dei cittadini ha pesato, no? Però era necessario, se no i comuni non avevano risorse, andavano un disastro ancora di più. Quindi questo risultato è stato ottenuto grazie a noi, però appunto il governo Monti era un governo di emergenza. Le emergenze per definizione sono un periodo breve in cui prendi dei provvedimenti aspri, duri. L'emergenza non può durare 5 anni. L'Italia ha già conosciuto la situazione, il governo Ciampi 93, il governo Dini 95 96 95, no? E quanto sono durati quei governi che erano nati? Un anno. Il tempo dell'emergenza è quello. Poi tu dall'emergenza devi passare a una condizione di stabilità, di normalità. Cioè ci va un governo vero e non di emergenza. Vero vuol dire intanto che ha una maggioranza vera sua, che è un governo che dura un'intera legislatura, che è un governo che ha davanti anche il tempo quindi per mettere in campo un programma, che non sia solo provvedimenti tampone di emergenza. E questo richiede un governo politico, non un governo tecnico. E quindi se tutti questi ragionamenti portano a dire, cerco di dare appunto dati e argomenti, per dire che se non è il PD, questo governo chi lo fa? E questo è il voto utile al PD, perché in questo contesto, in questo scenario, in questa situazione, l'unica forza che può garantire che usciamo dall'emergenza, ma guardando avanti e non tornando indietro a Berlusconi, non c'è un'altra alternativa. Poi altra cosa a dire, il PD però non deve governare da solo, dovrà avere degli alleati, vedremo, ma il problema è che intanto dalle urne esca un PD forte, perché solo un PD forte è la condizione per dar vita a un governo forte, questo deve essere chiaro, ed è questo che noi dobbiamo dire agli elettori. Perché credo che stasera c'è teatro, devo lasciare la sala, devono pulire, mettere tutto a posto. E allora il punto è che questi 7 giorni ultimi che abbiamo davanti sono fondamentali, intanto perché il 20% degli elettori decide come votare negli ultimi giorni, questo è sempre dubbio, e sono quelli più incerti, quelli più indecisi, no? Guardate, il corpo elettorale, gli elettori sono fatti, è fatto il corpo elettorale di un primo cerchio che è fatto di gente come noi, anche con la destra, quelli che la politica la seguono, no? Sono milioni di persone che la politica la seguono, la leggono, sentono, che ne so, Ballarò, Porta a Porta, i giornali, vanno a fare i mercati, come noi. Come noi, ma anche di là, ce n'è anche a destra di così, che si occupa di politica, eccetera. Questo primo cerchio è fatto di migliori persone, ma se votasse solo questo primo cerchio, noi avremmo vinto tranquillo. Perché tra quelli che le cose le seguono e le sanno, non è che c'è qualcuno di quelli che segue tutti i giorni che crede che Berlusconi il giorno dopo va lì allo sportello da di solito. Il problema è che però poi c'è un secondo cerchio, che è più grande del primo, e che è fatto di tanta gente assolutamente per bene, ma che però ha un rapporto con la politica più lontano, più distante. E quel secondo cerchio, il secondo cerchio di chi, essendo più distante dalla politica, può essere anche catturato il voto lì con una battuta efficace, con una suggestione, con una promessa che sembra vera, no? E nei giovani certamente. E però attenzione, noi per vincere non possiamo vincere solo nel primo cerchio, dobbiamo vincere anche nel secondo. Questo è il punto. Allora, in questi 7 giorni, è questa la cosa che bisogna fare. Da qui al 25, cioè lunedì prossimo, perché comincia a votare uno bene, lo si può fare anche a seggi aperti. Da qui a lunedì bisogna impiegare tutte le energie ancora per parlare con gli elettori. Guardate, le elezioni si vincono quando tanta gente si mobilita a convincerne tant'altro.
sì, poi conta la televisione, poi adesso c'è internet, certo, con questo conto. Però poi conta anche tanto un contatto fisico, un dialogo, un rapporto, perché la televisione non ti dà il contatto. La televisione ha un vantaggio, no? Una trasmissione televisiva fa immediatamente quella sera 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni, quindi porta una grande moltitudine di persone, il dibattito, i messaggi, il contenuto. Però è passivo, cioè tu sei nel tuo salotto, nel putinello, c'è la televisione, ti senti quella roba lì, se ci credi, lo spegni, è il mio, finisce così. Noi abbiamo bisogno di un rapporto diretto con il direttore, di un contatto. Allora, Bompressi l'ha detto prima, io sono d'accordo, guardate, c'è un lavoro prezioso che è quello da fare in questi 7 giorni. Ognuno di noi, la sua rete, ce l'ha, e la sua rete sono le persone con cui ha rapporti abitualmente, sono i suoi compagni di lavoro, i vicini di casa, quelli dove prende un caffè al bar, là dove va a giocare le bocce, il centro anziani, sono quella roba lì, sono i genitori del ragazzo di tua figlia, quelli lì, no? Oh, allora, quello che bisogna fare in questi 7 giorni è questo, ognuno parli con tutte le persone che conosci, intanto quello, non sto chiedendo di parlare con chi non conosci che è più difficile, intanto con quelli che conosci, quelli che conosci non è difficile, li conosci, hai dei rapporti, parlagli di questo voto, parliamogli di questo voto, di quanto è importante non buttarlo via, di quanto è importante non sprecarlo, di perché bisogna utilizzarlo bene, spiegandogli che chiediamo un voto per una cosa semplice, perché questo paese sia un paese normale. Noi siamo, è troppi anni che l'Italia non è un paese normale, e nella anormalità c'è una disoccupazione più alta, c'è un'evasione fiscale più alta, c'è l'ingiustizia che molti subiscono sul piano sociale, c'è la corruzione e il malaffare, tutte queste cose qui non sono le cose di un paese normale. Noi vogliamo un paese giusto perché normale, e la gente vuole questo, perché poi la gente vive in modo normale la sua vita e vuole che la politica gli assomigli, non nella normalità della sua vita, e si allontana la politica quando percepisce un'immagine della politica molto distante da come vive. Allora, questo è quello che dobbiamo fare in queste 7 giorni. Quindi questo è davvero una settimana preziosa, non bisogna sprecare neanche un minuto, mettercela tutta, e se ce la mettiamo tutta noi vinceremo sia in Italia sia in Lombardia. Lombardia poi è decisivo ancora di più, perché Lombardia è il cuore di questo paese, è la regione economicamente più forte, è la regione che ha sempre svolto un ruolo di traino, no? È la punta avanzata del paese. Che la punta più avanzata del paese sia stata negli ultimi 20 anni, governata dalla destra, ha indebolito l'Italia, non solo la Lombardia. E noi abbiamo bisogno di una Lombardia che torni a essere la regione che tira, che guida questo paese. Però per farlo ha bisogno di una classe dirigente che sia capace di guidare questo. Ha bisogno di una classe dirigente, sia l'Italia che la Lombardia diversa. Vedete, per uscire, quest'ultima cosa, per portare un paese fuori dalla crisi e ridargli fiducia e futuro, servono due cose. Serve che quel paese abbia dentro di sé le risorse per farcela. L'Italia le ha, la Lombardia le ha. Noi non siamo un paese del terzo mondo, no? Noi siamo uno dei grandi paesi di questo pianeta, con tutti i problemi che l'Italia ha, siamo della parte forte del mondo, no? L'Italia è uno straordinario giacimento di sapere, di tecnologia, di lavoro, di imprese, di università, di cultura, no? Abbiamo i soldi, abbiamo tutto, no? Non è che siamo un paese diseredato. Esatto, però quando la prima condizione è avere le risorse, poi ci vuole una seconda condizione, ci va una classe dirigente che sia capace di mobilitare tutte queste risorse, di farle mettere a frutto, di chiamare a raccolta la società, di fare in modo che ciascun italiano pensi che se si spende dal meglio di sé tutti insieme ce la facciamo. Serve una classe dirigente che abbia questa capacità di trarre, e la destra non l'ha avuto. Non l'ha avuto in Lombardia e non l'ha avuto in Italia. Il fallimento della destra sta in questo. Berlusconi, quando stava a Palazzo Chigi, no, diceva tranquilli, dormite, sogni tranquilli. E diceva anche
nel mio studio, fermo. Nel mio studio la luce non si spegne mai, poi abbiamo capito perché. Ma era proprio sbagliato, era proprio sbagliata l'idea, cioè il capo di una grande nazione non dice ai suoi cittadini dormiteci penso io, li chiama a raccolta, dice veniteci pensiamo insieme, questo è quello che deve fare un re, chi vuol dirigere un paese, cioè no, far crescere una società e mobilitarla in tutte le sue potenzialità, in tutte le sue risorse, serve una classe dirigente che sia capace di fare questo. E Ambrosoli è un candidato che in Lombardia può rappresentare e rappresenta questo. E Bersani è un candidato che in Italia può rappresentare e rappresenta questo. Questo dobbiamo chiedere agli elettori. Di dare un voto che prima di tutto è per restituire fiducia a loro, per restituire certezza a loro. Perché se questo paese ne esce, tutti potranno guardare la propria vita con maggiore sicurezza, per sé e per i propri figli. Grazie. Luigi Bersani, vi aspettiamo, ci troviamo lì, grazie.